La Liguria ha ospitato per la prima volta la Borsa Italiana del Turismo Cooperativo, aperta dall'assessore al turismo del Comune di Genova, Paola Bordilli. Si è così scoperto che colossi come Coop Culture e Costa Edutainment collaborano e hanno voglia di creare un network nazionale dove è possibile far crescere cooperative legate ai servizi al territorio. Oltre 100 cooperative provenienti da tutta Italia e dalla Liguria si sono incontrate tra loro e con alcune delle principali realtà turistiche ricettive liguri. Obiettivo: creare pacchetti e servizi integrati in Liguria e su tutto il territorio nazionale. Il complimento migliore che in questi giorni gli hanno fatto come Coop Culture, le hanno detto: siete un network nazionale. Ah, bello, sì, avete ripreso una frase alla quale tengo moltissimo. Noi lavoriamo da tanti anni su tutto il territorio nazionale, creando occupazione intorno a un settore come quello della cultura, che fino a pochi anni fa era considerato un settore fuori dalla possibile economia. Non solo la cultura, l'apertura, la fruizione del patrimonio culturale che è diffuso in tutto il territorio nazionale può creare sviluppo, ma può creare anche sviluppo sostenibile se la cultura è gestita in forma cooperativa. Insomma, queste sono le parole chiave, la mission che Coop Culture si è posta, quella di anche nella gestione del patrimonio culturale di avere un approccio territoriale, cioè quello che consente al visitatore di fruire di un'esperienza complessa fatta di tante offerte che si integrano fra di loro in un territorio, e questo ci consente appunto poi di arrivare a quel tipo di sviluppo sostenibile che riguarda i territori e che fa crescere tutto il sistema produttivo locale. Un network nazionale dove voi, se mi passa il termine, potete fare anche un po' da chioccia a livello locale, e lo state dimostrando anche qui in Liguria. Sì, noi lo stiamo dimostrando in Liguria, dove appunto abbiamo vinto delle gare insieme a delle cooperative del territorio, e quindi il nostro è un'operazione nello stesso tempo di trasferimento di capacity building, trasferimento della nostra esperienza trentennale anche a gestire musei e monumenti molto complessi come l'area archeologica centrale di Roma, il Colosseo, insomma, o i musei e monumenti di Napoli. Quindi una capacità di trasferire esperienza e di trasferire processi, sistemi e tecnologie innovative, perché quello che noi pensiamo è che non basta mai soltanto una nuova destinazione, una nuova meta. Dobbiamo rendere merito sicuramente al Ministero attualmente di cominciare a parlare di nuove destinazioni come i cammini, come i percorsi, come i borghi e come i territori intorno agli attrattori, ma occorre anche fare in modo che in questi contesti le imprese crescano, e per questo spesso non bastano i finanziamenti, serve la sussidiarietà tra una pianificazione territoriale partecipata, collaborativa, il pubblico, le istituzioni pubbliche fra di loro, che insomma un caso fra tutti: nella via Francigena ci sono 65 tipi diversi di cartellonistica. Ovviamente questo è l'esempio di come molto spesso le istituzioni pubbliche non sanno creare un sistema, e ormai le nuove offerte non possono che essere un sistema integrato. Noi dobbiamo, come cooperazione, dobbiamo andare in questa direzione, cioè creare sinergie, creare offerte integrate e mettere in comune strumenti per la promozione e la commercializzazione di queste offerte, in modo che possano convivere sia la piccola cooperativa territoriale sia il network nazionale come Coop Culture, che è in grado appunto di dare visibilità e di dare distribuzione e di mettere a disposizione le tecnologie innovative anche dei piccoli sistemi territoriali. Ed è questo insomma la mission, ma anche la grande sfida che ci ripromettiamo per essere insomma in qualche modo in linea, anche coerenti con l'Agenda 2030, che vede la cultura come un grande cluster intorno alla quale può nascere una nuova economia. E noi nella cooperazione tutte queste parole ce le abbiamo nel nostro DNA,
cioè quello di cooperare, quello di fare sistema, quello di fare rete e quello di unire la crescita all'inclusione sociale, perché noi non siamo scalabili, non siamo delocalizzabili, viviamo con e per le comunità territoriali. Alla Bitaca qui a Genova si scopre che le cooperative piccole e grandi e grandi gruppi come il Costa Edutainment possono collaborare e integrarsi. Beh, certo, è in un mestiere come il nostro in cui il primo investimento è il capitale umano, è logico, diciamo, lavorare e collaborare col mondo delle cooperative, in primis perché hanno nelle cooperative c'è tantissimo capitale umano positivo e in più perché si scambiano esperienze, perché noi gestiamo certi siti e le cooperative con le quali collaboriamo ne hanno magari degli altri, quindi ci scambiamo e ci integriamo nella formazione di noi stessi. Le istituzioni sia a livello locale ma sia anche a livello nazionale da sole non ce la possono fare. Voi siete i riferimenti fondamentali affinché il turismo funzioni. Beh, certo, è di tutto noi, sappiamo benissimo che c'è un forte stretta, no, nelle spese delle istituzioni e noi possiamo sopperire serenamente e operativamente in positivo, cioè non siamo semplicemente un costo a dire costa l'ora X euro più o meno, no? Noi siamo una produttività importante, intendendo noi, il sistema delle cooperative e i privati insieme o anche in concorrenza, sana concorrenza come ci deve essere, per produrre, per migliorare le strutture. Tanti musei, se non ci fossero delle cooperative o dei privati, non sarebbero aperti oggi perché lo Stato non ha le risorse nemmeno finanziarie e tantomeno umane per poterlo fare. Un progetto che le piacerebbe fare domani mattina magari insieme alle cooperative? Beh, lavorare stamattina chiacchierando anche col presidente di Barni, Conf Cooperative, devo dire, lei mi ha suggerito, ma perché non lavoriamo di più insieme, e ha ragione, quindi noi dobbiamo apportare di più, dialogare di più tra di noi per convincere i ministeri a fare una serie di gare impostate sulla produttività e non semplicemente sulla tabella di costi se uno apporta le ore a un certo prezzo o a un altro, perché quello è svilire totalmente il lavoro che facciamo e su questo battaglierò sempre. Ci dia una buona notizia su Genova. Su Genova la climatologia speriamo che ci aiuti ulteriormente, però devo dire i numeri anche nostri, delle nostre strutture sono aumentati, le presenze alberghiere sono aumentate, apriranno nuove catene alberghiere, quindi questo è maggior lavoro per tutti e valore, specialmente perché ci stiamo specializzando in un turismo che sia un po' più stanziale, quindi meno mordi e fruggi. Un tempo, 20 anni fa, uno veniva all'acquario e non sapeva che veniva a Genova, no? Andava all'acquario, nome molto noto, poi scopriva di essere a Genova. Oggi recentemente il sindaco ha fatto questo slogan, no? Adottiamo una strada, adottiamo una pulizia, l'illuminazione di una strada, può essere un'ottima idea, come era adottare le aiuole, i giardini, ma anche adottare una strada e cercare di aiutare a metterla più pulita, può aiutare a far vivere meglio a noi genovesi che poi viviamo qua e di qualcosa dobbiamo vivere. Si fa presto a dire rete, poi però quando si portano a Genova e si fanno incontrare più di 100 cooperative e altri grandi gruppi, allora la rete diventa realtà. Sì, oggi è una giornata di grande soddisfazione, la rete c'è, il movimento cooperativo ha risposto alla grande a questo invito che abbiamo fatto qui alla Bitac, devo dire grazie all'alleanza delle cooperative nazionali che ci ha creduto. E siamo qui a Genova per discutere di turismo, per approfondire dei temi e quindi anche per fare pensiero, per vedere dove sta andando la richiesta dei turisti del futuro e cercare di essere conseguenti, ma siamo qui anche per costruire delle possibili risposte concrete, ovvero lavorare già fin da oggi e nella giornata di domani alla costruzione di prodotti nuovi. Una borsa che sta dimostrando anche come le cooperative possono fare rete sia a livello nazionale ma soprattutto integrando servizi anche con grandi gruppi. È così, collaboriamo con grandi gruppi, è l'esempio del gruppo Costa con cui lavoriamo da tanto tempo qui a Genova, all'acquario ma non solo all'acquario, ma ve ne sono moltissimi altri esempi. Ci sono collaborazioni tra grandi cooperative nazionali del settore della cultura e del turismo che collaborano con cooperative del territorio per promuovere progetti innovativi,
ma ci sono anche esempi concreti di collaborazione intersettoriale, ovvero cooperative di settori diversi, penso alla ristorazione, ai servizi e più in generale alle attività del turismo, che si coordinano tra di loro per mettere sul mercato prodotti nuovi e offerte nuove. Proprio queste caratteristiche trasversali delle cooperative possono essere un ulteriore punto di vantaggio su questo nuovo turismo che si basa molto sulle esperienze. Sì, oggi il turista vuole vivere il territorio e lo vuole vivere in prima persona, non solo guardando, osservando come forse si faceva una volta, ma immergendosi direttamente nelle esperienze, nelle attività che possono essere così anche collegate ai settori dell'agricoltura, della pesca o dell'artigianato e così via. Insomma, sono tantissime le possibilità di intersezione che le cooperative possono costruire con le meraviglie del nostro territorio.